nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, recita così la famosa formula matrimoniale che Bruno Contardi e sua moglie Diva Tranquilli hanno pronunciato ormai 61 anni fa e dalla quale ancora tengono fede come se fosse il primo giorno. A metterli alla prova è stato proprio il Covid-19. Entrato in casa Contardi a Marotta a metà gennaio, il virus ha tentato di separarli, ma grazie all'amore che li unisce hanno vinto insieme la malattia. Lui, 89 anni, gestore di alberghi in pensione, lei, 84, era la sarta del paese. Si sono contagiati e sono guariti assieme, passando anche la degenza fianco a fianco, seppur in due stanze diverse, nello stesso reparto d'ospedale. È Matteo Contardi, il nipote, a raccontarci la loro storia a lieto fine. Per primo è stato male mio nonno, che ha avuto i classici sintomi di febbre, tosse e difficoltà respiratorie, che non andavano, nonostante la terapia di cortisone e antibiotici e tachipirina domiciliare, non andavano diminuendo. Dopo 3 giorni gli stessi sintomi più o meno sono iniziati anche mia nonna, ed entrambi non solo non diminuivano la febbre e questi sintomi, ma continuava a diminuire la saturazione d'ossigeno, che era arrivata fino all'80-82%. A quel punto lì abbiamo subito chiamato l'ambulanza ed è necessitato ricovero. Prima sono andati al pronto soccorso di Fano, lì hanno fatto tampone e TAC. I tamponi sono risultati positivi, la TAC ha dato un esito di una compromissione polmonare maggiore del 50% e da lì subito trasferiti nel reparto di terapia subintensiva. Prima il ricovero di nonno Bruno, raggiunto 3 giorni dopo dalla moglie Diva nel reparto di subintensiva Pesaro. Temevamo il peggio, racconta Matteo, ma poi ecco il miglioramento. Invece di peggiorare, rispondevano sempre meglio alle cure, finché non c'è stato più nemmeno bisogno del respiratore. Per mio nonno è stato trovato un plasma iperimmune compatibile che nel suo caso ha dato buoni risultati. E così anche il virus, dopo oltre 20 giorni di malattia, davanti alla affiatata coppia si è arreso. Bruno e Diva sono potuti finalmente tornare a casa. Quindi è andata, possiamo essere sinceri, oltre più ogni rosea aspettativa, che addirittura entrambi, per le condizioni e l'età in cui sono arrivati, si potessero salvare e migliorare insieme e tornare a casa insieme. È stata una cosa, diciamo, un caso molto bello, dovuto sinceramente, sicuramente all'abilità dei medici e alle terapie tempestive, e anche magari anche alla forza fisica dei miei nonni, che hanno reagito bene. Quando sono tornato in casa, entrambi hanno detto: non ci speravamo, erano abbastanza commossi, contenti, perché anche loro, in un periodo peggiore, quando stavano proprio male e sono stati ricoverati i primi giorni, ha detto: pensavamo che non saremmo più tornati, e invece siamo tornati e non ci credevano, erano contentissimi.